L'incubatore di imprese, insomma, ha sposato anche questo progetto che viaggia ancora una volta sull'iPad, quindi insomma chiaramente si punta all'innovazione e si punta al futuro. L'innovazione ormai diciamo è quotidianità e in tutti i settori, anche ormai quelli industriali, quelli classici, dove l'impianto e dove ci sono dei cicli produttivi, in questo caso si parla di energia, richiedono la tecnologia che solitamente viene utilizzata sugli smartphone, sui tablet e che viene utilizzata normalmente per scopi, come sappiamo, più ludici che non professionali. La novità dove sta? La novità sostanzialmente è concentrata nel fatto che un impiegato, un manutentore o chiunque si occupa di gestire tanti impianti dispersi sul territorio praticamente viene realizzato come se fosse un gioco e come se fosse un'attività come mandare SMS o come visitare una pagina Facebook, nel senso che tutti gli impianti, essendo remotizzati con delle connessioni wireless dal territorio fino a un server centrale, permettono di essere poi visualizzati e gestiti da remoto. La realtà dell'incubatore è una realtà che sinceramente mi sta sorprendendo quasi quotidianamente, perché ci sono svariate attività all'interno che permettono proprio ai singoli progetti, che ovviamente dal punto di vista tecnico sono già stati diciamo confezionati e risolti, diciamo così, però permettono di acquisire tutta una serie di informazioni e di know-how per la creazione di impresa, che sono ovviamente basilari, che è un po' come una specie di piccola università la cui forma mentis poi ce la si porta per tutta la vita. Quindi le consulenze di tipo forense, le consulenze di tipo anche di marketing e di comunicazione sono assolutamente fondamentali per riuscire a realizzare completamente quello che si ha in mente, e l'incubatore in questo direi che riesce molto bene. We'll be right back.